aspetto proprio inquietante dell'energia nucleare è probabilmente quello dei materiali di risulta, cioè delle scorie, che non si sa ancora tutt'oggi dove metterli. Si parlava prima dicendo che siccome queste scorie hanno un tempo di permanenza molto lungo, tu non sai nemmeno cosa scriverci sui bidoni delle scorie nucleari per fare in modo che qualcuno da qui a 10.000 o 20.000 anni sappia che non deve toccare quei bidoni lì. Perché siccome le lingue degli uomini cambiano ogni 5.000 anni, se noi ce lo scriviamo in inglese oggi, fra 5.000 anni chi lo leggerà non sarà più, non saprà più leggere l'inglese, l'inglese sarà del tutto mutato. Quindi siamo al paradosso di produrre qualche cosa di potenzialmente pericoloso che trasmettiamo alle generazioni future, così come se niente fosse. E le scorie nucleari non sono di difficile manipolazione. Riguarda sia le barre di plutonio, le barre di uranio, quelle che, insomma, di cui si è parlato molto in questi giorni, ma anche le pareti stesse della centrale. Tutta la centrale diventa un rifiuto radioattivo. Va dunque inertizzato. Per inertizzarlo però non c'è al mondo un solo posto dove possa essere fatto in maniera definitiva questo processo, cioè a dire le metto lì e me le dimentico. Non c'è. E ci hanno provato in tanti posti, negli Stati Uniti, in Finlandia, in Francia, ma non hanno trovato nemmeno un posto sicuro. Ma come mai? E come mai non trovano facilmente un posto per metterla a una centrale nucleare? Qual è la difficoltà? Ecco, questo volevo dire. Beh, la difficoltà è che per mettere una centrale nucleare anche per le scorie, vedremo che c'è una sola differenza, ci serve un sito piano, pianeggiante, lontano dai centri abitati, con un rischio sismico basso o assente, con uno scarso rischio idrogeologico o assente, cioè niente alluvioni, niente frane, con uno scarso rischio vulcanico assente, non ci deve essere un vulcano vicino, e con parecchia acqua, perché questi nuovi centrali bevono molta acqua, non è che la bevono, la scambiano per raffreddarsi. E dov'è in Italia un posto così? È molto difficile da trovare perché, insomma, scartiamo tutto l'Appennino, tutte le Alpi, necessariamente. Forse nemmeno l'acqua del Po è sufficiente ad abbeverare queste nuove centrali. E dove la mettiamo? Sul mare. Ma quali sono le pianure che non saranno inondate in un prossimo futuro anche una sola volta? È molto difficile da trovare un sito così, molto difficile. Senza contare che la popolazione italiana è localmente quasi tutta molto contraria al nucleare, ci sono dei comuni che si sono dichiarati denuclearizzati. Come si fa? Si impone con la mano militare? È molto difficile sapere che cosa si voglia concertare in questo campo qui. E lo stesso le scorie, ricorderete quando nel 2003 si volevano piazzare a Scanzano Jonico in Basilicata, la popolazione si è rivoltata in armi, si sono inchiodati sulla stradale 106, hanno fatto le barricate, insomma non è un problema facile, qui non è risolto per niente. Dove sono gli 8.000 metri cubi o 12.000, dice qualcuno, di scorie prodotte dalle quattro centrali nucleari che hanno funzionato in Italia? Ah, mica si sa bene. Un po' sono a Saluggia, in Piemonte, dietro un muro. Altre sono a Trisaia, in Lucania. Altre alla Casaccia, a Roma. Ma veramente è una cosa che è veramente difficile da poterla pensare come una cosa risolta. Non è risolto per niente il problema delle scorie, non è risolto per niente il problema di dove mettere la centrale.